Carissimi cresimandi, genitori, catechisti, educatori, siate tutti benvenuti. Questo stadio si riempie oggi del colore e della gioia della vostra presenza e ci fa sentire la bellezza del nostro essere Chiesa. Sì, siamo tutti riuniti intorno al Signore Gesù, riempiti del Suo Spirito, investiti della potenza di Dio che ci manda nel mondo per rinnovarlo, per trasformarlo in un mondo d'amore. Quest'anno, con il cammino fatto negli oratori e in particolare con la proposta dei 100 giorni, è risuonata nel nostro cuore la pagina evangelica del Buon Samaritano. Una pagina bellissima che oggi vogliamo ritrascrivere nel cuore e nella vita. Una pagina che ci spinge a scoprire il segreto della gioia, quella gioia di cui tutti abbiamo fame e sete. Per la verità, questa parabola sembra non avere nulla a che fare con la gioia. Narra l'assalto e le percosse dei briganti su un povero uomo che scende da Gerusalemme a Gerico. Come sia rimasto sul ciglio della strada, prigioniero della solitudine, mezzo morto. Poi ci presenta la freddezza, l'insensibilità delle vite del sacerdote che lo vedono ma passano oltre. Eppure anche quest'uomo, ferito e mezzo morto, è chiamato alla vita e alla gioia. Dove potrà ritrovarle? Lo so, mi avete già capito, potrà ritrovarle solo nello sguardo d'amore del samaritano, nel suo cuore compassionevole e nell'aiuto generoso. Gesù stesso, raccontandoci questo episodio, ci svela il segreto della gioia autentica e della festa. È Lui stesso il buon samaritano. Gesù non ci lascia mai senza il suo sguardo, non passa oltre, ma si ferma, si commuove, si prende cura, versa olio e vino sulle ferite, ci porta all'albergo, la sua chiesa, e infine paga di tasca sua quanto necessario. E anche qui lo sappiamo bene, il prezzo è la croce, perché possiamo riprendere vita, gioia e coraggio. Facciamo festa dunque, ma non dimentichiamo mai qual è la sorgente della nostra gioia, l'amore immenso di Dio per ciascuno di noi, non solo per noi, ma per ogni uomo e ogni donna del mondo. Ecco di che cosa diventate testimoni con la cresima. Carissimi, dall'alto degli spalti avete potuto osservare le belle raffigurazioni scelte per presentare il Vangelo del Buon Samaritano. Il cuore è il simbolo dell'amore di Dio, l'abbraccio indica l'amore per il prossimo. Non sono separate tra loro queste due figurazioni, ma si uniscono proprio perché i due amori, per Dio e per il prossimo, nascono da un unico grande amore, quello che Dio ha per noi e che ha testimoniato nella forma più alta sulla croce. Fissiamo ora gli occhi del nostro cuore sulla croce. Qui incontriamo l'amore di Dio per noi, qui lo sperimentiamo e lo gustiamo, in un certo senso lo mangiamo e lo beviamo, non è forse così nella comunione, al punto che questo amore riempie e modella la nostra vita, la rende un vero e proprio capolavoro. Che bella questa espressione, fare della vita un capolavoro dell'amore di Dio.
Conoscete una sola parola per dire questo segreto della gioia? Inizia con la S, santità. Sì, siamo tutti chiamati a diventare santi, a fare della nostra esistenza un capolavoro dell'amore di Dio. Cancelliamo dunque la superficialità, la pigrizia, il disimpegno, la paura del sacrificio, l'egoismo, la prepotenza sugli altri. Diamo spazio invece al senso del dovere ogni giorno, alla generosità verso chi ha bisogno, al dono di noi stessi. Non prestiamo fede a chi ci promette una vita comoda e facile per essere felici. No, l'unico modo per essere veramente felici è seguire Gesù, imparando ad amare come Lui ci ha amati. Lasciamo allora che sia il suo Spirito, sì, lo Spirito Santo, il Maestro che con l'arte e lo scalpello dei sette doni imprime nella nostra vita la forma voluta da Dio e ci rende capolavori unici. Battimano. Battimano a questi capolavori unici che siamo noi tutti. E ora una novità, forse non lo sapete, ma nel 2012 ci attende il 7° incontro mondiale delle famiglie, con la presenza fra noi del Santo Padre, il Papa, e da qui, da San Siro, mandiamo un grande applauso a Benedetto XVI. Sì, un applauso più rumoroso. Il cammino verso questo grandioso e formidabile appuntamento è già iniziato. A voi ragazzi affido un'importante consegna. Nelle vostre case, nelle scuole e dappertutto seminate la buona notizia di questo incontro mondiale. Siate voi i primi messaggeri di questo incontro. Conto molto, moltissimo sul vostro entusiasmo. Di più, lasciatevi voi stessi coinvolgere. Aprite il cuore, la casa, l'oratorio per accogliere, dialogare e fare amicizia con tanti altri ragazzi e famiglie provenienti dai diversi paesi del mondo. E ora l'augurio finale. Che il Signore ci doni di essere santi, di essere veri capolavori del suo amore, di essere cioè pieni di gioia vera, di testimoniarla a ogni uomo e rinnovare così la faccia della terra. Amen. Ripetete anche voi. Amen.